Si è svolta sul passo Cibiana la seconda parte di Sicuri in Montagna, il corso organizzato dal Soccorso Alpino per insegnare agli amanti delle uscite sulla neve a difendersi dalle valanghe e, in caso di incidente, salvare se stessi ed eventuali compagni di escursione. Oggi, grazie alle ultime abbondanti nevicate, siamo qui al Passo Cibiana, col Soccorso Alpino di Pieve di Cadore, per fare la parte pratica di Sicuri sulla neve, che avevamo fatto l'esercitazione teorica e la parte teorica in sede a Pieve un paio di settimane fa. Oggi abbiamo la fortuna di provare a sperimentare tutto quello che ci siamo detti quella sera qui al Passo Cibiana sulla neve, per cui abbiamo la possibilità di provare e far provare a loro tutto quello che è la ricerca ARVA, i sondaggi, come scavare un eventuale sepolto da valanga e chiarire tutti i dubbi che potevamo avere a riguardo. Dopo aver appreso una serie di conoscenze teoriche circa un mese fa, i partecipanti hanno potuto cimentarsi direttamente con alcuni scenari tipo, passando quindi alla pratica del soccorso e dell'autosoccorso in caso di valanga, tenendo sempre in considerazione un concetto: la prima capacità da sfruttare rimane quella di agire con prudenza, evitando quando possibile di muoversi in contesti potenzialmente pericolosi.